Bene, siamo qui, ormai possiamo dire l'estate è iniziata, anche se oggi un po' di vento ha disturbato non poco la giornata, però questo vento non farà nulla per impedire una serata splendida di musica, diciamo musica ok. Abbiamo due icone del DJ, possiamo chiamarvi ancora così, perché una volta si chiamavano DJ. Sì, o avete come la vostra definizione com'è adesso in gergo? Come vi definite? No, penso ancora DJ. DJ, perfetto. Allora, abbiamo James Lewis, che è qui con la nostra bella camicetta azzurra che ricorda anche il cielo che abbiamo sopra di noi, e poi una conoscenza che qui alla Calasveva possiamo dire che è quasi di casa, perché noi l'abbiamo già... Casa Sveva, ecco, l'abbiamo conosciuta l'anno scorso, è DJ Meme, sì. Che viene dal Brasile, dal lontano Brasile, però lui ormai è, diciamo, qui, soprattutto a Termoli, sì, ripeto, sì. È uno che... È adottato da Termo. Sì. Bene, allora, benissimo, vedo anche degli splendidi CD pronti per le vostre compilation. Queste sono le vostre musiche che sentiremo stasera. Calasveva Beach Club, beh certo, indubbiamente. 15 anni. 15 anni, quindi è anche un'occasione per fare festa. Sì, allora, Jamie, tu sei, diciamo, la prima volta che vieni qui quest'anno? No, è la seconda volta che suono. Che suono? Però la terza volta che vengo. Ah, perfetto, quindi non ci siamo visti noi, però tu eri già venuto qua altre volte, al contrario di quello che abbiamo visto con Meme. Sì. E allora, questi giovani ballano sempre, ballano ancora, vogliono divertirsi, e voi siete proprio, diciamo, l'interruttore che dà la stura a questo divertimento dei giovani. Com'è la situazione? C'è ancora tanta voglia di divertirsi in giro? Sì, penso di sì, specialmente alle serate che facciamo noi due, perché la musica fa tanto, si dice come alla gente i vestiti fa la personalità. L'abito non fa il monaco, ma in sì, questo caso... E la musica anche, e su questo campo la nostra musica è positiva. Ecco. Allora è molto importante che ci sia questa musica, di dare messaggi positivi alla gente, sia da giovani fino a 70-80, è tutto possibile, perché questa musica non muore mai, ecco, c'è sempre nel cuore. Mi hai levato la parola. Musica come un arcobaleno. La musica non ha età, non infatti, ha età. Sì. Può essere ballata dai novantenni, centenari, fino anche ai bambini di pochi mesi, sì, perché la musica sì. Ti trasporta in questo sì. Genere. Se è la musica quella fatta come si deve, e quella che anche voi suonate, mi sembra di capire. Voi questa sera qui, abbiamo detto, festeggiamo il 15° anniversario sì, del Calasveva Beach Club, questo, diciamo, dove si balla. Successo a Termoli. Ecco. E dopo al mondo. Il vostro genere musicale che più... House music. Quindi, quindi la musica impegnata anche sotto questo punto sì. Di vista. Quindi... Perché ci sono, oramai ci sono tanti generi che usa la industria della musica, ci sono vari tipi di house, però per noi, per chi è nato o è uscito della disco music, house è house music, può essere un po' così, però noi usiamo solo house music, e ci sono tech house, afro house, soulful house, progressive house, disco house, quanti ne vuoi, per noi è come la pizza. La pizza. Poi ci sono le varie di sfaccettature. Sei insomma. Roma, Pietro di Napoli. Certo, indubbiamente. E la musica è lo stesso. Senti, sono curioso di sapere. Io, ad esempio, diciamo, quando ero ragazzino ho iniziato a farmi piacere la musica facendo lo speaker radiofonico nelle prime radio private della zona e del centro-sud e così via. Voi invece come avete iniziato ad avvicinarsi alla musica da far ballare? Anche voi tramite magari stazioni radiofoniche, oppure avete cominciato direttamente con le disco? Io non parlo italiano, ok. Beh, no, non lo dire perché non è vero. Parlo bene, lo capisci anche bene l'italiano. Non è possibile lavorare a radio quando ha iniziato. Io ho iniziato con 11 anni. Non si lavora a radio con 12, 13, non è possibile. Quindi si inizia a casa e dopo a discoteca. La stessa cosa è per te? Come si dice house music, DJ, inizia a casa. E in questi anni non c'era la possibilità di, con 15 anni, 13 anni, che quando tu entri in questo mondo di musica, di andare a lavorare o speaker radio. Però certamente
a quei tempi si usava tanto sentire la radio, perché la radio passava sempre musica nuova, sempre musica. Oggi è cambiato tanto, tante radio suonano quello che vengono pagati. Certo. Non è più come è un'industria, che... è diventata un'industria anche la è musica. È l'industria, sì, certo. Indubbiamente, sono le case discografiche che impongono il genere oppure la musica che devi trasmettere in radio, quindi è tutto un business anche quello. Non è più la genuinità di una volta, che magari quando avete iniziato voi la musica che piaceva a voi mettavate per far piacere agli altri. È vero, ho reso il concetto, prof? Sì, è così. Prima le radio, se parliamo di radio, facevano i hit. Adesso tutto il rest fa il hit, e almeno da noi in Svizzera qua ancora funziona diverso, perché è un'altra cultura. Io abito in Svizzera e là tutto si dice in inglese copy paste, quello che in Germania, in Austria viene copiato, e la stessa playlist va suonato là. È uguale se piace, non piace, questa è la industria. Ti traduco la domanda di prima, perché he asked you how start your love for the music? How? I was born in like the way. Sono nato qua. Ringraziamo Fabrizio della Corte che ci ha tradotto. Io sono nato, la musica è nata in me e lui, anzi. È innata, insomma. Si inizia. Ah, ok, ok, sì, perfetto. Non c'è un start. Nel DNA, il vostro nel DNA. Senti, però c'è ultimamente c'è anche molta gente che tenta di rovinare gli spettacoli o la musica, i luoghi dove appunto voi fate divertire i giovani, come questi di questa sera, perché c'è qualche, diciamo, situazione che fa allontanare probabilmente. Ecco, voi vi battete per questa cosa, per far sì che non succeda, perché però il mondo oggi va avanti anche in questo modo, e sicuramente c'è un po' di allontanamento verso le serate nelle disco, perché comunque qualcuno ha tentato o tenta di rovinarlo con qualche altra cosa. Voi di questa cosa ne pensate? Beh, sicuramente tante cose si possono dire positive e negative. Di tutto il mondo digitale ha portato ha rovinato tanto, sì, sì. E ha portato nuove cose. Nel campo della musica io sono un po', diciamo, old school, vecchia scarpa, e io ho visto come funzionava e io vedo come funziona adesso. E come funziona adesso non è più con l'amore, è solamente tac 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 tac, business, 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 e non c'entra. E questo a un punto... Come tutto nel mondo. Sì, come tutto. E un DJ oggi può fare la mia mamma, può fare chiunque, appena tu ti compri un programma da 10 euro, sei DJ. Cioè. Diventi famoso su un magazine, cosa fa per primo? DJ. Uno esce da un paio, cosa fa? DJ. È sempre ancora un prestigio. Giornalista, anche DJ. DJ? Sì. Io. Barman, anche DJ. Tutti fanno DJ. A piano, anche DJ. Tutti DJ. Perché oggi basta schiacciare un tasto e fai anche il DJ. Mentre prima quelli che sono cresciuti con la vostra generazione, ma anche con la generazione del mio amico qui, del vostro amico Fabrizio, sono cresciuti con pane, disco e fantasia, insomma. Mentre oggi si schiaccia un bottone e con la tecnologia puoi diventare anche il numero uno, e come ce ne stanno tanti in giro. However, la camera è dici, Fabrizio. However, he ask you about italiano. Capisco. Yes, but the italiano. He said about the violence, the people, no bad people in discotheque. This is not good for the disco. No, non è la notte, questo è il mondo. Il mondo. Non è la discoteca, music, non è la musica, è il mondo. È il mondo che va così, insomma. Sì, però qui posso dire veramente, nella musica house che ci muoviamo noi non c'è violenza, non c'è. C'è amore, c'è, perché la musica è positiva. Sexo. Se capita. Perché se amore, tu sesso. Puoi entrare in locale senza musica, guardi la gente, tu sai che musica va. Suonano, sì. È così facile il sistema, e questa musica è positiva, e ecco, come è amore, e come puoi fare i fight, non è possibile. Invece su altri generi, faccio un esempio senza che mi odino adesso, reggaeton, black music, hip hop, techno,
viene molto, perché è aggressivo. Aggressivo, sì. Aggressivo, e questo è, e non c'è niente da fare. Voi siete, allora abbiamo anche intuito che siete di un'altra pasta, in questo senso. Voi siete la pasta quella di qualità. Perché comunque quello che hai detto adesso tu, Jamie, è veramente così. C'è una musica che proprio nel suo insieme sprigiona violenza solo anche con le parole stesse, quindi porta magari anche a fare... Invece la vostra musica è fatta solo per ballare, per muoversi e per stare in allegria, mi sembra di aver capito, anche dal vostro spirito, ma si vede che siete due ragazzi navigati in questo senso. No, ogni tanto mi chiedono... puoi descrivere la musica in una foto, in un picture? Io dico, guarda, prendi qualsiasi umano sul mondo e gli fai vedere un bellissimo tramonto e alba. Trovami uno sul mondo che dice, ah, ma è orribile, è brutto, non c'è. E questa è la house music vera. Bene, grazie a James, a Jamie Leaves e a Meme, che stasera, se volete seguirli, venite qui alla Cala Sveva. Sarà un sabato ad alta quota musicale, però. Spacchiamo. Con questo, sì. Con questa musica che vedete anche nel... Facci rivedere un attimo. This is a new CD. Questa è la musica che ascolterete anche questa sera qui alla Cala Sveva. Sì, la musica di Cala Sveva, la musica di lui, di me, di tutti qua. Raccolta in 15 sì. anni di attività. Very special. Very special. Grazie. Elevazione.